Noi con l'Atalanta avevamo un rapporto veramente amichevole, corretto, leale. Chile Bortolotti, che eravamo molto amici. Quando abbiamo poi concluso, ho detto, mandamelo giù, che così facciamo anche il contratto, lo conosciamo meglio e tutto. Fa, guarda, io non ho mai mandato nessun, non ho portato nessun giocatore alle altre società che compravano un mio giocatore. Questo te lo porto io, perché vedrai che è un giocatore che tu non hai mai riscontrato tante qualità, sia umane sia di classe, come questo ragazzo. In primo tempo c'erano delle critiche perché erano abituati a Salvatore, no? E poi subentrò lui, tentennò i primi tempi, ma poi uscì la sua classe cristallina, il suo attaccamento anche alla maglia, la sua professionalità. Durante la partita, una partita precedente, si fece male al collo del piede, gli diedero una tacchettata da creargli una lacerazione, un buco sul collo del piede. Beh, lui non, la partita successiva era in campo e giocò con disinvoltura e il destro lo usava per correre, per dare e colpire la palla solo di piatto, mentre per il resto usava il piede sinistro, e lo fece con una naturalezza che mi lasciò veramente colpito, e lì cominciai a apprezzare le sue doti tecniche, le sue capacità anche agonistiche. Lui nasce come centrocampista adattato poi al libero nella Juventus, e nella fase difensiva era migliorato tantissimo, perché sicuramente era molto veloce, era molto tecnico, e quando poi si proponeva noi attaccavamo sia con Gentile che con Cabrini, e lui faceva il centrocampista aggiunto. La classe assoluta, quindi la rapidità di movimenti, la leggerezza in campo, quindi riusciva a togliere la palla all'avversario senza delle entrate violente, quindi con classe, con tempismo assoluto, proprio con leggerezza. Allora c'era il concetto di iniziare con il rinvio del portiere. Con lui iniziamo già a comporre e preparare il gioco già dalle fasce, dalla difesa. Fu un inizio di costruzione di gioco già dalle fasi difensive, come avviene adesso. Quello che ammiravo e che avrei voluto così rubargli era quella padronanza, quella eleganza. Riusciva a togliere la palla all'avversario senza, tante volte uno non si accorgeva neanche a fare fallo, mai difficile, riusciva anche a fare dei gol che io non riuscivo, si inseriva sempre al momento giusto, insomma, e quindi io cercavo di captare queste sue qualità. Anche perché aveva un tempo nelle giocate, riusciva a prevedere anche un certo tipo di giocate, quindi quando tu parti già con questo vantaggio di sapere un po' com'è la traiettoria della palla, chi è che la riceverà, riesci ad arrivare con un certo anticipo, o se arrivi proprio nel momento del contrasto, e lì poi dopo uno deve essere duro per forza, ecco, però senza mai eccedere. Nel suo ruolo credo che sia stato uno dei più importanti giocatori della storia del calcio. Entrò quasi in punta di piede nello spogliatoio, ma poi con la sua notevole carica umana, con la sua capacità di sapersi anche relazionare con i compagni e soprattutto con i più giovani, fu poi un ragazzo che si impose a livello anche di spogliatoio, anche con le persone e i compagni più anziani. Prova ne sia che il suo miglior amico credo fosse Zoff, col quale legò molto, diventarono amici, si frequentavano anche le famiglie fuori campo. Ogni venerdì andavamo a mangiare tutti assieme con le famiglie, quindi io era il mio compagno di camera, e quindi io conosco bene di che pasta era fatto, insomma, è stato un uomo eccezionale sotto tutti gli aspetti.
c'era un feeling tra noi due notevole, anche se magari non eravamo due chiacchieroni, però c'era questo feeling e quindi bastava poco per volerci bene e per intenderci. Anche se giocavamo per due squadre che a Torino se le davano di santa ragione in campo, è nata questo tipo di amicizia, di rapporto, e soprattutto anche cementato dal fatto che sia Riccardo suo figlio e Jessica mia figlia hanno solo pochi mesi di differenza. Ricordo un'epifania con un amico suo che si era travestito da Befana, ero, e quindi con questi due ragazzi che inizialmente erano spaventati, no? E quindi è stato veramente una cosa molto simpatica cercare di immaginare un tipo di situazione come questa tra due giocatori importanti per due squadre fuori dal campo. Mi fa enormemente piacere, ma soprattutto mi riporta ad un calcio molto più umano, molto più tranquillo, molto più sereno. Che trasmetteva serenità a tutti, era una persona squisita, un uomo sempre disponibile, di poche parole, ma era stimato e amato da tutti, e questo è il segreto un po' della sua forza. Passava per un po' come me, no? Di questi personaggi un po' schivi, un po' introversi, invece uno che sapeva fare la battuta, sapeva stare insieme agli altri, era uno che faceva gruppo. La cosa che mi ricordo di più non sono le risate, è stata dopo la vittoria del Mondiale la consapevolezza di entrambi di assaporare la gioia senza ridere della vittoria, ecco. Abbiamo parlato assai poco quella sera. Come diceva Tardelli, la nostra stanza era considerata la Svizzera perché era piena di serenità e Tardelli ci passava spesso perché era uno molto, molto nervoso. Non ha mai avuto una brutta parola con un compagno, se non giustificare magari l'errore che aveva fatto il suo compagno. Si prendeva delle colpe che non aveva, ma proprio, guardi, parlare di Scirea per me era il mio fuoriclasse in tutto. Scirea lo trovavi sempre. Era difficilissimo non trovarlo. Comunque era sempre vicino a te ed era un punto di riferimento importante, uno, riuscire anche a trovare, a scaricare la palla per poi lo trovavi sempre vicino. Lui sapeva far gol, farlo fare, aiutava tutti dietro. Bria era innamorato di Scirea, che giocava davanti, insomma. Quindi lui lo dice sempre, fa: io devo dare tanto merito a Scirea se ho fatto tanta carriera così nel calcio. Per 10 anni abbiamo fatto coppia assieme e direi che solamente un compagno eccezionale, ci capivamo al volo e bastava uno sguardo per capire qual era la situazione, eppure lui mi dava dei consigli. Anche gli stranieri nostri, i Platini, che vedevano questo giocatore, non avevano mai visto uno così, non l'avevano mai conosciuto. E magari se facevi un errore, il baffa gli usciva anche a lui, non è che fosse poi un santo, però devo dire erano sempre consigli costruttivi, mai dispregiativi. Sapeva che giocavo nel suo ruolo e sapeva che potevo giocare al posto suo, ma non mi ha mai messo, anzi mi metteva a mio agio. Questa l'ho ammirato sempre per questo motivo anche. So che era stato ammonito all'inizio di quel mondiale e quindi se fosse ancora ammonito scattava la squalifica e magari potevo giocare. Ma io speravo che non venisse ammonito, perché sostituirlo e giocare in quella squadra era molto difficile.
Mi ricordo anche una partita che noi dovevamo recuperare dei gol e loro avevano soltanto, la squadra avversaria aveva solamente un attaccante in avanti e lui disse: mettiti davanti, io mi metto lì dietro, così gli facciamo un sandwich, perché se è corta la palla la prendi tu, se è lunga la prendo io, così non ti preoccupare, dietro ci penso io. Ecco, questa era Scilea. Trasmetteva questo modo di essere in campo, quindi senza mai alzare la voce, però con la parola giusta al momento giusto. Insomma, era rispettato senza avere le sembianze magari di un leader, però lo era. Il vero leader è quello che sta nello spogliatoio, è quello che viene scelto dai suoi compagni, e lui era anche un uomo di poche parole, però quando parlava lasciava il segno, ma soprattutto quello che lui dava era sempre l'esempio, e tu con l'esempio ti conquisti sempre la credibilità e la stima e il riconoscimento da parte dei tuoi compagni. Come avversario tutti ne hanno parlato bene di Scilea, nessuno ha mai preso un calcio da Scilea. Perché quando uno dice: ma dagli una botta, io non sono capace. Quindi entrava a giocare libero. Qualche volta qualche entrata forte bisognava fare. No, lui arrivava lì, lo dribblava e veniva avanti. È stato molto leale, un avversario da ammirare, insomma, perché difficilmente uno si arrabbiava con lui, perché riusciva sempre a stemperare nei momenti magari che la partita poteva diventare brusca, aveva sempre una parola per tranquillizzare il compagno o l'avversario. Lui era di una serenità, di uno stile, sia in campo che fuori, straordinario, ecco, quindi era, diciamo, uno stile autentico, che molte volte lo stile, la forma viene presa per stile. Lui era così, in campo, fuori, riusciva a sdrammatizzare, ma con una serenità straordinaria. Ma come avversario è un avversario leale, è un avversario bravo, capace, intelligente, con tutte le qualità che aveva e interpretava il libero in quella maniera Gaetano, libero moderno, perché non sempre giocava dietro ai suoi marcatori, ma era il primo che si proponeva in avanti, il primo che faceva ripartire l'azione, era un centrocampista aggiunto. Era un derby e vincevamo noi 2-0 e poi l'abbiamo perso 4-2 e lui ci fece due gol, ecco. Cioè, rispecchiava il suo carattere, ecco, riusciva ad essere perentorio, autoritario, senza cadere appunto nell'eccessivo agonismo. Aveva una facilità di gioco e di visione di interpretare il suo ruolo che non aveva bisogno, ecco, di eccedere nell'agonismo per poter dimostrare quello che lui riusciva ad avere con questa sua autorità, con questo suo carisma. Una volta mi scappò l'avversario e lui fu costretto a prenderlo per la maglia perché andava direttamente in porta e gli chiese scusa all'avversario dopo essere stato ammonito, quindi persone del genere se ne vedono poche. Quando lui giocava lo cercavano poco i giornalisti, perché lui diceva le cose come stavano, non faceva dichiarazioni esplosive, ma ai nostri figli in televisione bisognerebbe dare questi personaggi da far vedere. È lo stile, non ha bisogno né di frasi, è un comportamento lineare sempre, non occorre una parola. È uno che lo stile autentico, è un comportamento generale delle cose che non c'è bisogno di uno spunto, di una cosa particolare, quando è autentico. Una persona molto buona, molto cordiale, serena, amichevole. Devo dire che le stesse caratteristiche venivano trasmesse nel campo, però sul campo era veramente un gigante. Lui era un esempio perché drammatizzava, non,
non si esaltava nei momenti bellissimi, non si demoralizzava, era, aveva equilibrio. Io credo che nel mondo di oggi, nel nostro calcio, persone così ci vorrebbero, perché nel senso che sapeva sempre dire le parole giuste al momento giusto. Se solo tante volte pensiamo e ritorniamo indietro nella mente, pensiamo a quello che è stato Gaetano Scirea sul campo e fuori, questo deve essere un esempio per tutti i ragazzi che adesso sono sul campo e per tutti quelli che vivono il calcio. E ora pensare a Gaetano Scirea ci fa riflettere, ci fa capire insomma i valori che trasmette questo sport e quello che lui ci ha dato. Era una persona generosa, leale, umile, non andava mai fuori dalle righe, ecco. Quindi probabilmente credo che sarebbe diventata una figura di riferimento proprio per tranquillizzare un po' questa eccessiva situazione di esasperazione che c'è. Era veramente la serietà e la serietà, l'educazione, comportamento esemplare. Bisognerebbe fare veramente un film per insegnare a come bisogna comportarsi in campo e fuori. Esempio di correttezza, di onestà e di prototipo di come deve essere un calciatore. Con chiunque tu parli ti darà sempre le stesse cose di Scirea, perché era un uomo onesto, era una persona per bene.